Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi in questo video ho realizzato questa dima autocentrante per foratura, composta da una semplicissima tavoletta in abete con due spine e un foro al centro fra le due spine. Particolarità di questo progetto è l'aver riciclato da una vecchia dima per spinatura questa dima in cui c'è la possibilità di poter utilizzare tantissime punte, infatti non soltanto la 6, la 10, la 8, ma partiamo da una misura che va da una 3 mm fino a una 12 mm. Questo progetto è abbastanza semplice da realizzare, nel momento in cui non si ha a disposizione questa dima e appunto penso non sia semplice da trovare, è possibile realizzarla con un tondino di metallo forato, magari predisposto per una sola misura di punta. Visto l'economicità del progetto, magari realizzarne due o tre per le misure più utilizzate per i vostri progetti. Questo è un attrezzo che sicuramente troverò utile ad operarlo per progetti facili e veloci, in cui non è necessita di elevatissima precisione, anche se l'ho testato e posso dire che funziona abbastanza bene. Cosa particolare di questa dima è che non è legata a uno spessore specifico. Infatti, faccio vedere, è possibile andare a lavorare tutti gli spessori che entrano all'interno delle due spine. Che sia uno spessore di 18 mm, 28, 4,5 e anche spessori più elevati, fino a una misura di 10 cm, si va a utilizzare sempre la stessa. Inoltre, come vi anticipavo, la possibilità di poter lavorare con diversi diametri la rende veramente versatile. Prima di cominciare a farvi vedere nel dettaglio come ho realizzato questa dima, ricordo, per chi non l'avesse fatta ancora, di iscrivervi al canale. I materiali che sto utilizzando sono veramente molto semplici. Uno scarto di listone di abete, spessore 2 cm, che poi accorcerò a 5 cm facendo saltare l'incastro femmina. Due spine di legno da 8 mm. Questa dima multipunta, cioè con tante misure già inserite all'interno, che verrà montata in linea al centro di questo listone, dove il centro di riferimento non sarà il perno su cui gira, ma il foro di ogni singola punta, il centroforo di ogni singola punta. Questo l'ho ricavato fortunatamente da una vecchia dima per spine, ma incompleta, quindi fuori uso ormai. Ho pensato appunto quindi di riciclarla andandola a utilizzare in questo modo. E capisco che non tutti troveranno questo accessorio facilmente in giro. Evidentemente l'alternativa si può andare a realizzare una dima per foratura, o più di una, andando a realizzare con le misure che più si utilizzano, ad esempio una 6, una 8, una 10. Poi questo dipende in base a che tipo di lavoro si va a fare. Il principio di funzionamento praticamente è identico a quello applicato in questa realizzazione. Vi lascio il link in descrizione per poterlo andare a vedere, in cui è possibile, sempre con il listello e due spine, andare a recuperare praticamente il centro di qualsiasi spessore, semplicemente mandando in battuta le due spine. Andrò a applicare semplicemente una spina che mi fungerà come asse di rotazione, e per evitare che questa possa saltare via durante le lavorazioni, andrò a utilizzare questa vite Torx che farà presa sulla spina stessa, ma nel frattempo mi lascerà libera praticamente tutta la dima, in modo da poter utilizzarla per tutte le misure. La prima cosa che vado a fare è quella appunto di far saltare questo incastro, quindi 5 centimetri. Controlliamo se il taglio è venuto preciso, quindi abbiamo 5 centimetri da questa parte precisi e
e 5 cm anche da questa parte, quindi il taglio è venuto abbastanza bene. Passo ora alla fase successiva, in cui vado a tracciarmi il centro per andare a creare i fori per le spine e per la punta. Utilizzerò la dima per marcatura autocentrante per realizzare la dima per la foratura autocentrante, così anche da farvi vedere il tipo di applicazione di quest'altro strumento che avevo realizzato. Quindi mando in battuta le due spine, scendo con la matita e vado a segnarmi così il centro del pezzo. Andiamo a fare comunque un controllo. 2,5 cm da questa parte, 2,5 cm da quest'altra parte. La cosa da andare a fare è trovare il centro perfetto della lunghezza del pezzo, quindi è 15, 7,5. Vado a fare sempre la verifica del pezzo tracciato, quindi se non è preciso questa parte, tutto il lavoro viene vanificato. Lo vado a marcare utilizzando la punta della punta per legno. Considerando che questo è realmente il centro del foro, è questo. La dima per la misura delle punte sarà sfalsata o da un lato o dall'altro. Posso andarmi a tracciare quindi le due spine lasciando un paio di 2 cm da entrambi gli estremi. E sempre con lo stesso metodo vado a creare la marcatura. Cosa utile di questa dima è, essendo totalmente in metallo, praticamente mi va a mantenere a squadra la punta rispetto al piano. Mi devo andare a marcare ora la posizione della spina centrale di questa dima. Quindi reinserisco la punta, vado sopra il segnale che avevo fatto e mi vado a segnare così il centro della spina da 12 mm su cui ruoterà questa dima. Queste scanalature che ci sono attorno alla dima non sono casuali, vanno a indicare praticamente la corretta posizione sia da una parte che dall'altra. Prendo la mia punta da 12, utilizzando la parte centrale della punta vado a marcare così il pezzo. Passiamo ora a fare i fori. Spina da 8, punto da 8 con il fermo per la profondità. Praticamente arriverò a circa la metà dello spessore del listone. Un centimetro sarà più che sufficiente per fare questo lavoro. È importante che durante l'incollaggio la spina sia perfettamente perpendicolare al listello. Il foro da 12 invece lo farò passante in modo tale da avere la spina totalmente annegata all'interno del listello. Poi, appena la colla sarà asciugata, comunque la porterò a filo con la sega giapponese alla stessa altezza della dima. Ho voluto creare anche un leggero effetto estetico sul listello, così da poter essere anche un po' più gradevole. Speriamo sia anche funzionale. Intanto vado a incollare ora le spine ai due estremi e la spina più grossa al centro, andando a fare molta attenzione che queste siano perpendicolari. Per fare questo utilizzo una colla rapida della Vinavil, che praticamente in 20 minuti circa mi permetterà di poter cominciare a lavorare. Non è ovviamente una asciugatura definitiva, ma potrò fare sicuramente qualche cosa in più. La colla si è asciugata con un po' di carta vetrata, andando a togliere un po' di eccesso,
Vado a inserire poi la dima sulla spina e taglierò l'eccesso. Farò un piccolo foro da 5 mm e quello che andrà a bloccare il muoversi della dima sarà questa vite, come vi dicevo inizialmente, che avendo una testa abbastanza larga andrà a fermare e tenere fermo questo pezzo, evitando così di farlo girare. Ok, la dima è veramente ferma, è arrivato il momento di andarla a forare, quindi vado a posizionare il centro a 8, con la punta da 8, do una leggera serrata e vado a fare la regolazione, ossia vi devo andare a trovare praticamente il centro preciso della tavoletta e allineare le tacche di misura. Mi farò un segnale anche con una penna o qualche cosa e mi farà sempre da riferimento per il centro foro di tutte le misure. Questo sarebbe il centro del foro. Regolata così, in questo modo, con questa tacca di misura al centro del segnale che ho fatto, andrò a trovare così il centro della tavoletta. Non rimane che andare a forare e a fare i test. Foro fatto, andrò a passare un po' di carta vetrata per togliere le eventuali schegge che si sono sollevate e farò qualche test su un pezzo di legno vecchio. Allora, per fare il test utilizzo ovviamente un pezzo di scarto da 18 mm o 20 mm che andiamo a misurare. 20 mm scarso, un pezzo di test ovviamente. Andrò a prendere il centro andando facendo sbattere le due spine, portandole in battute, abbassando il pezzo totalmente, e vado a vedere. Ho preso questa punta piccola per essere appunto più precisi. La cosa comoda che posso, nel dubbio, posso anche andare a vedere che misura è la punta, ed è una 5 mm. Sblocco la vite, ruoto fino ad arrivare al 5. Con la tacca di misura mi aiuto col punto di allineamento, che è questo qui. Farò un segno, come vi dicevo, più vistoso. E vado a bloccare. Vado in battuta con il pezzo, con le due spine. Presso la punta da 5 sulla parte da lavorare. Ed ecco qua, e vado a misurare se ho trovato il centro. Ovviamente con questo tipo, questo modo di confrontare avrò un centro preciso, perché porto a battuta una parte del calibro sulla faccia, l'altra sul pezzo, che sul punto che ho appena creato, me ne vado all'altra parte e praticamente riesco ad accavallarmi su entrambi i lati. Andiamo a fare ora un foro sempre con la punta da 5. La comodità di essere che sia sfalsato gli dà possibilità di poterlo impugnare e avere una presa solida. L'appoggio, porto in battuta le due spine e vado a forare da 5 mm. Il foro sembra venuto al centro, ma andiamo oltre le apparenze e andiamo a vedere con il calibro se siamo a centroforo. Come potete vedere, siamo riusciti a trovare il foro e vogliamo fare un altro test ancora.
andiamo a segnarlo con il marcatore per trovare il centro del foro. Come vedete, sembra essere questo accessorio sembra essere riuscito. Quali possono essere i limiti? Ovviamente l'altezza, perché lo spessore di tutto questo macchinario andrebbe sicuramente a limitare la lunghezza della punta, ma possiamo optare per punte più lunghe, quindi andiamo a saltare questo difetto. Probabilmente l'andare a inserire anche un tondino di metallo vuoto può andare a preservare meglio il legno, ma considerate che abbiamo qua praticamente quasi 2 cm di metallo pieno, quindi difficilmente il legno andrà a essere intaccato, anche perché difficilmente si andrà a lavorare con punte, almeno nel mio caso lavorerò con punte da 12, lavorerò con punte da 5, 8 o 10. Questo ad esempio è una 8. E questo è il gioco che ho, quindi non andrò a toccare il legno, quindi questa parte rimarrà sicuramente intatta. Andiamo a fare il test forse più importante, quello che darà un riscontro sicuramente più accurato, è quello praticamente di andare a accoppiare due pezzi di pari spessore. Infatti trovando il centro da questa parte e il centro da quest'altra parte, accoppiandoli non dovrei avere il problema del gradino o i fori dovrebbero essere allineati. Cambio la punta. Ne inserisco una da 8, regolo la dima, la vado a bloccare e abbiamo 8. Questo è il foro che avevo fatto in precedenza, quindi mi sposto leggermente. Lo stesso lo faccio dall'altra parte. Inserisco una bella spina da 8, anzi prima passiamo un po' di carta vetrata. Inseriamo la spina da una parte, dall'altra. Praticamente siamo riusciti, posso dire di essere riuscito a creare questa dima che mi può aiutare. Vi faccio vedere l'altezza dei due pezzi. Diciamo che è un attrezzo economico, ho avuto la fortuna di trovare questa dima. Probabilmente, sicuramente me la ritroverò per qualche lavoretto. Tirando le conclusioni, posso dire di essere stato fortunato ad aver trovato questa dima per foratura, ricavata, come avete visto, da una vecchia dima per spinare. Capisco che, come vi dicevo, è difficile andare a trovare. Cosa si può fare nel momento in cui non si possiede questa? Andare a realizzare diversi di questi listelli, alla fine sono semplicemente una tavoletta con due spine e il foro centrale. Fatta questa, andare a creare magari le tre misure, la 6, la 8, la 10 o comunque vedete voi in base alle vostre esigenze, con un tondino di metallo forato al centro e averne quindi una per ogni misura. Questo è quello che farei io nel momento in cui questo non dovesse più funzionare. Siamo arrivati alla fine del video, spero che quanto visto può essere utile per realizzare anche voi la vostra dima autocentrante. È un piccolo progetto ma che snellisce tutte quelle operazioni di misura per trovare il centro, sia di spessori piccoli che di spessore grande. Infatti con la dima è possibile andare a lavorare fino a un massimo di 10 cm circa il pezzo, infatti basta che entra all'interno delle due spine, è possibile in automatico andare a ricavare il centro del pezzo. Scrivete nei commenti cosa si può migliorare con questo attrezzo. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ciao e alla prossima!